cerimonia di premiazione alla Camera dei Deputati della 26esima edizione del concorso nazionale Immagini per la Terra, indetto dall'organizzazione non governativa ambientalista Green Cross Italia e realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione ed Enea, che ha fornito ai partecipanti materiali di approfondimento, poster, questionari e percorsi didattici da utilizzare per realizzare i lavori all'insegna dell'uso efficiente e consapevole dell'energia. L'energia è fondamentale, se consideriamo che dalla minima attività umana, dalla minima attività della natura, tutto energia, dalla fotosintesi clorifolliana all'elettricità, al movimento, alla forza, tutto energia. Abbiamo voluto dare come tema energia libera tutti perché centinaia di milioni di persone vivono senza elettricità e vivono quindi senza la possibilità di costruire un futuro, di avere della libertà. E poi l'energia è l'energia dei giovani, è l'energia del cambiamento, è l'energia della possibilità di crescere, di determinare nuovi obiettivi. Questo mondo ha molto bisogno di un colpo di reni, di un impegno diretto, di un senso di responsabilità, della forza e della determinazione che hanno i ragazzi. È una cosa incredibile essere riusciti a fare questo traguardo, a superare questo traguardo. Credo che l'attenzione sull'ambiente da parte dei ragazzi sia molto superiore che da parte degli adulti. Noi speriamo che il senso della natura aiuti la gente, i politici, la situazione in generale possa migliorare. È difficile, però continuiamo a crederci e i ragazzi ci danno forza. 185 studenti selezionati tra gli oltre 20.000 partecipanti sono stati premiati per le loro attività di impegno sociale e ambientale. C'è di tutto, come al solito ci sono degli splendidi video, degli spot che invitano a uno stile di vita più consapevole, ci sono altre ricerche fatte con molta attenzione su che cos'è l'energia, come viene utilizzata, come viene dispersa, come viene perduta, come con l'efficienza e l'attenzione si potrebbe avere meno bisogno di energia e quindi con tutti i problemi anche di inquinamento che sono ridotti se siamo capaci di consumare meno energia senza, come dicono, tornare all'era delle caverne, accendere le candele. Non è quella la cosa, possiamo vivere bene con minore energia. Oggi la ricerca industriale ha fatto dei passi da gigante, non solo, come loro cosa dicono gli specialisti, l'intensità di energia nel prodotto. Bene, oggi abbiamo molti prodotti che consumano meno energia, ma anche sono realizzati consumando meno energia. Questa è una strada, bisogna fare di corsa però, perché come vedete dall'energia, dall'uso dell'energia per il movimento per esempio, abbiamo le maggiori fonti di inquinamento che ci portano al cambiamento climatico e questa è veramente una questione importantissima da affrontare rapidamente. Presente il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. È chiaro che noi dobbiamo investire i nostri soldi nello sviluppo delle energie rinnovabili, che siano eolico, solare, geotermico, il moto ondoso, e per fare questo, perché abbiamo bisogno poi di mantenere questa energia, abbiamo bisogno dei ricercatori, abbiamo bisogno che i nostri soldi siano messi a frutto nella ricerca. Nella ricerca noi oggi abbiamo troppi pochi investimenti, si deve fare molto di più, anche in generale la percentuale del PIL che noi usiamo per gli investimenti in ricerca è ancora troppo bassa ed è sotto anche la media europea. La Germania ha fatto un piano di investimenti straordinario sulle energie rinnovabili e noi dobbiamo poter e dover fare altrettanto, perché noi possiamo mirare in qualche modo tendenzialmente come idea all'autosufficienza energetica. Il nostro paese ne è capace e lo può fare. Quindi i vostri progetti, ciò che avete fatto, è proprio lo sviluppo del mondo e dell'ecosistema all'interno del quale noi viviamo. Noi non siamo esseri separati e non siamo un sistema separato, ma siamo tutti quanti
collegati e siamo tutti quanti collegati con l'ambiente, siamo tutti parte di un ecosistema e o viviamo insieme con il rispetto di questo ecosistema o se no vivremo tutti male. E questi progetti invece che voi oggi avete fatto sono progetti che ci faranno vivere in modo molto migliore e quindi io vi ringrazio di cuore. Il riconoscimento assegnato da Green Cross Italia agli 8 istituti, 2 per ogni ordine di scuola, vede anche un premio in denaro di 1.000 euro per realizzare un progetto di valorizzazione e tutela del territorio.